Buongiorno, siamo arrivati all'ultima puntata del blog Viaggiando con il VSE, una puntata che viene pubblicata alla fine di quest'anno scolastico. Un anno scolastico sicuramente indimenticabile per tutta una serie di motivi che potete bene immaginare. Un anno scolastico per certi versi difficile, che ci ha messo di fronte a delle novità inaspettate e che ci ha richiesto, come dire, capacità di adattamento e una buona dose di improvvisazione. Comunque sia, quest'anno è finito e lo concludiamo leggendo questa operetta morale di Leopardi che si interroga sull'anno nuovo. Chiudiamo l'anno scolastico 2019-2020, ma naturalmente il nostro pensiero già va alla ripresa dell'anno scolastico 2020-2021, con la speranza che sia un po' meno tribolato di quest'anno scolastico. Andiamo quindi a leggere questa operetta morale di Leopardi, che è un dialogo fra due personaggi immaginari. Uno è un venditore di almanacchi che incarna l'uomo comune, l'uomo della strada, l'uomo che non si fa troppe domande. E l'altro, il passeggere, è un alter ego di Leopardi, un personaggio fittizio dietro cui si nasconde il suo modo di vedere la realtà, il suo modo di vedere le cose. Andiamo dunque a leggere questo dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggere. Almanacchi, almanacchi nuovi, lunari nuovi, bisognano, signore, almanacchi? Almanacchi per l'anno nuovo? Sì, signore. Credete che sarà felice quest'anno nuovo? Oh, illustrissimo! Sì, certo! Come quest'anno passato? Più assai! Come quello di là! Più illustrissimo! Come qual'altro? Non vi piacerebbe egli che l'anno nuovo fosse come qualcuno di questi anni ultimi? Signor, no, non mi piacerebbe. Quanti anni nuovi sono passati da che voi vendete almanacchi? Saranno 20 anni, illustrissimo. A quale di cotesti 20 anni vorreste che somigliasse l'anno venturo? Io non saprei. Non vi ricordate di nessuno anno in particolare che vi paresse felice? No, in verità, illustrissimo. Eppure, la vita è una cosa bella, non è vero? Cotesto si sa. Non tornereste voi a vivere cotesti 20 anni e anche tutto il tempo passato, cominciando da che nasceste? Caro signore, piacesse a Dio che si potesse. Se aveste a rifare la vita che avete fatta, né più né meno, con tutti i piaceri e i dispiaceri che avete passati? Cotesto non vorrei. O che altra vita vorreste rifare? La vita che ho fatta io? O quella del principe? O di chi altro? O non credete che io e che il principe e che chiunque altro risponderebbe come voi, per l'appunto, e che avendo a rifare la stessa vita che avesse fatta, nessuno vorrebbe tornare indietro? Lo credo, cotesto. Neanche voi tornereste indietro a questo patto, non potendo in altro modo. Signor, no, davvero, non tornerei. O che vita vorreste voi dunque? Vorrei una vita così, come Dio me la mandasse, senza altri patti. Una vita a caso e non saperne altro avanti. Come non si sa dell'anno nuovo? Appunto. Così vorrei ancor io se avessi a rivivere. E così tutti. Ma questo è segno che il caso, fino a tutto quest'anno, ha trattato tutti male. E si vede chiaro che ciascuno è d'opinione che sia stato più o di più peso il male che gli è toccato che il bene, se a patto di riavere la vita di prima, con tutto il suo bene e il suo male,
Nessuno vorrebbe rinascere. Quella vita che è una cosa bella non è la vita che si conosce, ma quella che non si conosce. Non la vita passata, ma la futura. Con l'anno nuovo il caso incomincerà a trattare bene voi e me e tutti gli altri e si principierà la vita felice, non è vero? Speriamo. Dunque, mostratemi l'almanacco più bello che avete. Ecco, illustrissimo, codesto vale 30 soldi. Ecco, 30 soldi. Grazie, illustrissimo. Arrivederla. Almanacchi! Almanacchi nuovi! Lunari nuovi! Anche noi vogliamo concludere con questa speranza per una vita futura che sia migliore di quella che abbiamo passato. E ci lasciamo per quest'anno scolastico, quindi con la fiducia in un anno scolastico 2020-2021 che sarà sicuramente migliore di questo, almeno ce lo auguriamo. Talmente bello da essere immortalato nell'almanacco più bello della collezione. Con questa speranza vi saluto e vi abbraccio. Ciao a tutti.